Adesso mescolo veramente in modo che finisca in mezzo, scompare, qua può essere lo spettatore stesso volendo che tira fuori, già c'è una sorpresa perché era vuoto, no? E poi... Sono contento che il video sul mazzo invisibile senza gimmick sia andato molto bene, ha dato diversi spunti per innovare e utilizzare questi metodi applicabili a un mazzo normale. Vorrei parlare di un altro classico della magia, che è la carta nel portafoglio, che moltissimi utilizzano portafogli truccati, però nella storia della magia sicuramente c'è anche chi ha utilizzato portafogli normali o comunque si è dovuto districare con un po' l'eminenza grigia di questo effetto che è l'impalmaggio, che un po' Certo. frena molti performer nell'utilizzarlo in questo effetto. Beh, ci sono mille versioni di carta nel portafoglio, ma veramente tantissime. Tant'è che, per esempio, Metzner ci ha scritto anche un libro, The Carding Wallet Book, mi sembra, qualcosa del genere. Da quelle più semplici, tra virgolette, dal punto di vista del metodo concettuale, a quelle più complesse, più Sì, addirittura c'è un capitolo particolate. in cui parla di non carta nel portafoglio, ma portafoglio nell'astuccio delle Sì, carte, cioè parla di tanti portafoglietti che fa selezionare, fa Nest firmare Wallets. e poi lo trova dentro all'astuccio di carte jumbo, Vabbè. cioè cose assurde. Ovviamente non si può fare una carrellata di tutti i metodi esistenti, però dare due o tre, come abbiamo fatto Certo. con il mazzo, dare due o tre idee, mettere il seme. Un paio io le prenderei direttamente dal libro, Certo. una è di Anne Fetch, mi sembra. Il metodo, cioè, serve per non utilizzare l'impalmaggio e non utilizzare il portafoglio truccato. Direi, ne faccio vedere un paio, prese direttamente dal libro, che non usano impalmaggio e non usano portafoglio truccato. Anzi, in realtà non usano neanche un portafoglio. Usano portacarte, portabiglietti da visita. È interessante questa versione di Hand Fetch, che per il fatto che si fa vedere a priori che c'è una carta nel, chiamiamolo portafoglio comunque, e viene lasciato a vista prima che avvenga la selezione della carta. Poi magari mi soffermo 2 minuti sulla selezione, ma... qua secondo me più che mai entra in gioco il discorso selezionate il metodo preferito. Comunque l'idea è un mazzo di carte completamente diverse, vengono mescolate, si possono fare in mille modi, no? Comunque l'idea, lo spettatore ti dice stop, supponiamo qui, io faccio vedere la carta, sia in casa, spero che si veda in camera, dopodiché si rimescola, ok, un paio di volte. A questo punto chiedo allo spettatore che carta fosse la sua. Non lo so, Tre di era quadri. tre di quadri, si va a vedere e ovviamente non c'è il tre di quadri, sorpresa delle sorprese, poi qua i tempi li vediamo, adesso è solo per dare Certo. l'idea del metodo, sorpresa delle sorprese, guarda e Apro la ovviamente carta e c'è ovviamente tre di quadri. il tre di quadri. Interessante di questa versione è dire, possiamo ripeterlo, adesso io ripeto, non ce l'ho tanto in mano, lo possiamo ripetere, quindi di nuovo, dimmi stop, plac. Facciamo vedere la carta come prima, vista, si mescola, a sto giro che carta era? La 9 di fiori. carta scompare, gesto magico, questo doveva essere vuoto, appare di nuovo la carta ed è il 9 di fiori, che non è malvagissimo. Soprattutto perché all'inizio riuscire a fare questo effetto due volte e alla fine la percezione finale è quella, Sì, la carta che viaggia nel portafoglio. la seconda fase soprattutto. Cioè, è strano a livello di tema. La prima fase c'è già una carta, però non è una previsione, perché qua scompare. Quindi è una sorta di viaggio indietro nel tempo, in un certo senso, no? Perché io ti faccio vedere una carta, tu ne scegli una, poi non c'è, perché è quella dentro. Quindi non è un vero e proprio Sì, perché viaggio. all'inizio la fai vedere che c'è una carta Esatto, dentro. tu dichiari che c'è una carta, no? Volendo potresti non dirlo, lasci semplicemente il Sì, però è portafoglio. bello, secondo me, l'idea che tu la faccia vedere, no? La seconda volta invece è un viaggio vero e proprio, perché ovviamente, adesso io spero di averlo fatto, ovviamente la forza è che quando io tolgo questa, chiaramente si veda il portafoglio vuoto e poi appare l'altra. Vediamo come fare. Si usa un gimmick, per farlo 2 volte si usano 2 gimmick, molto semplici da fare, anche un po' vecchio come concetto, però proprio per chi inizia da poco, no? Si prendono 2 carte diverse e si incollano tra di loro, però solo la parte, una striscia centrale, diciamo, no? Può essere veramente anche, diciamo, lo spessore del bordo del mazzo, no? Quindi qua, tac. Sì, con quella colla liquida, magari un filetto. Sì, ma anche volendo, se uno, tanto non è che uno sta a cercarlo una per una, volendo, la cosa più veloce in assoluto, che comunque funziona, è un quadratino di biadesivo, punto. Lo metti lì, tac, è bella che fate. Ovviamente alineatela
il più possibile. Nel mazzo ce ne sono due. Io inizialmente le tengo tutte e due in cima per comodità, almeno sono vicine. Il metodo che uso io è molto semplice: mescolo con l'injog, tengo il segno e faccio una forzatura allo stop. Però ci sono mille modi, eh. Posso anche portarla lì mescolando, per esempio. La cosa che mi viene in mente potrebbe essere che le ho alternate, cioè la seconda è quella che forzo per primo. Quindi mescolo, porto sotto la prima, porto sotto la seconda tenendo un segno, mi faccio dire stop, appena mi fermano dico qui e lascio cadere questa, no? Quindi mi è fermato qua, perfetto, vediamo che carta è. E ovviamente alzo quella superiore delle due, no? Loro vedono la carta, sperdono il mazzo, questa scompare, certo, e appare dentro. Qua è interessante, io faccio vedere la carta, lascio lì, faccio la selezione, faccio vedere che scompare, ma a questo punto non la tiro fuori e la giro io, perché ho bisogno di un momento di distrazione. Quindi la tiro fuori, la lascio lì un secondo e dico ok, guarda tu. Mentre l'attenzione è lì, senza dire niente, no? È come se il gioco fosse finito. Metto l'astuccio in tasca, dove ne ho un altro uguale, che ha già ovviamente caricata l'altra, no? Quindi mentre girano io sto ritirando. Per essere veloce potrei, quando tiro fuori i portafogli, lasciarli sulle gambe, tanto non si vede, così sono più veloce. Faccio finta di metterlo in tasca e immediatamente dico, non dico neanche nulla, che secondo me non c'è da attirare l'attenzione, no? Chi guarda e vede questo movimento lo legge come, si è dimenticato, sì, non è importante sottolineare. Una fase down. Sì, no, e il gioco è finito. Anzi, magari nella presentazione potrei dirlo, volete rivederlo? Ok, riproviamo. A questo punto io so, quindi ho steso le carte per far vedere che è sparita. Ok, per come è il metodo, bene o male, le due finiscono in mezzo. Io so qual è l'altra, quindi cosa faccio? Mentre raccolgo, la spingo verso di me e ci prendo una separazione. Prima sotto, perché è comodo, poi sposto, tanto sono appiccicate, no? Okay. E la prendo sopra. Certo. Volendo posso mescolare, non è così importante. Qua è comodo fare un indu sopra, sollevo e mescolo solo quelle tenendo la separazione. Separazione malamente col mignolo dentro. Rifaccio la stessa forzatura, faccio vedere questa che sarà l'altra. Adesso mescolo veramente in modo che finisca in mezzo. Scompare e... qua può essere lo spettatore stesso volendo che tira fuori. Già c'è una sorpresa perché era vuoto, no? E poi appare la carta scelta. Giustamente per rendere più efficace il cambio, nell'altro scomparto si può mettere un qualcosa identico in tutte e due. L'ideale può essere, non so, la foto della fidanzata piuttosto che... Sì, lui dice della nipote perché così ha la scusa per ripeterlo, che dice, ah, quindi siete come mia nipote, che volete sempre rivedere i giochi, e allora poi... Ok, una cosa subdola può essere due foto uguali e o strappate o macchiate o invecchiate in modo identico, come se fosse però... il tempo, perché ce l'ho da tanto nel portafoglio. Quindi cosa succede? Apro, faccio della carta, parlo ed è come se mi accorgessi in quel momento che si è, ah cavolo, si è pure sciupata, vabbè, amen. Tac, poi quando cambio non so più a dire che è sciupata, ma uno attento vede che è sciupata allo stesso modo e quindi certo, rafforza ancora di più l'idea che sia lo stesso portafoglio. Sì. Un'altra soluzione che è sempre presente nel libro, che secondo me è più da lavoro, è avere le due carte dentro. Tre di quadri e nove di fiori, ce l'ho tutte e due, ovviamente deve esserci un po' di gioco, no? Ben squadrate dentro. La prima che tirerò fuori a fine gioco è quella sotto, per comodità, no? Quindi adesso sotto ho il nove di fiori. Quindi tiro fuori, faccio vedere, sì, ho una previsione, che lascio lì. Metodo di prima, forzo il nove di fiori. A questo punto cambia come appare. Io vengo, chiaramente vengo a prenderla un secondo prima di spostarla, facendo così lo faccio vedere, io posso lasciare dentro l'altro, no? Un secondo prima di spostarla mi alzo e giro tutte e due come se... e ho qua il nove, certo, di fiori. Non c'è attenzione, l'attenzione è sulla carta, però adesso ho già l'altra, quindi poi il gioco è identico, papapapa, scompare, di nuovo appare, bene, c'è l'altra. Qua magari simulo il movimento di prima, ma ritardo i tempi, così si vede, cioè faccio più una cosa di questo tipo e poi, certo, giro, no? Che cancella un po' quello che è successo prima. Questo è molto interessante. Due, parlo dal punto di vista dell'evoluzione moderna dei metodi. Ci sono due cose che a me personalmente non fanno impazzire al 100%. Trovo difficile giustificare questo. Cioè, che cos'è? È una cosa che si usava, non si usa più tanto, no? E poi soprattutto a me personalmente, perché c'è di meglio, ma nel libro poi ne parlano, sì, il gimmick non è il massimo della vita, cioè rende un po' contrito il tutto, ma ha un vantaggio enorme per chi ha gli inizi, che non hai problemi, non hai l'ansia, i problemi di orientare la carta in un certo, sì, modo. Cioè, come è girata, io so che alzo
i metodi moderni, un po' più moderni, sono più interessanti dal punto di vista del maneggio, bisogna stare attenti all'orientamento, perché invece di attaccare le carte al centro si attaccano sul lato corto interno, perché è più interessante. Quella sotto viene accorciata leggermente. Sì. Di poco, no? Proprio, poi vediamo come fare. E sono attaccate, però voi immaginate quella sotto un pelino più corta. Questo mi permette un maneggio molto più comodo con la carta nel mazzo. Mi interessa solo sapere l'orientamento. Un segreto è averla in mezzo, so l'orientamento e sul fondo tengo una carta che... Certo. So se questa è dritta, questa è dritta. Primo vantaggio è che non ho problemi di controllo quando mescolo. Può essere veramente, veramente libero. Sì, non devi sapere dov'è. No, tanto. L'unica cosa che potrei fare, ma senza mescolare in falso, è partire in mezzo e farla rimanere circa metà. Quindi cosa faccio? Ma molto semplice, mescolo. Quando arrivo verso la metà faccio cadere un blocco e poi continuo a mescolare. Io so che rimane lì. Sì. Ma chiaramente si vede che è un miscuglio non con intenzione, no? E adesso anche il maneggio della selezione è molto più interessante. Perché semplicemente, essendo corta, facendo un riffle, si ferma lì. Esatto. Quindi dico, io passo le carte, quando vuoi mi dici stop. Track, si ferma lì. Posso far vedere praticamente tutta la carta, anche se non so aprire tutto, ma buona parte della carta. Così è più visibile per tutti. E non devo fare niente. O le do subito o rimescolo e lei è completamente sparita. Se abbiamo l'ansia, un momento prima di farla scegliere, di non sapere la direzione, tenete presente che da una parte è incollata, da una parte è corta. Se voi segretamente fate un piccolo riffle, sì, possono succedere due cose. Una, sentite cadere un blocco, allora è la parte incollata, perché è come se fosse la carta doppia, si usa. Certo. Se sentite l'arresto, è la parte dove si fa, allora girate, quindi siete tranquilli al 100%. Diciamo che la gestione diventa un pochino più complessa se sono due. Sì, c'è l'idea anche di farla firmare, per esempio, sì. Quindi può essere che uno sceglie una carta e la firma, poi entriamo nel discorso firme, certo. No? L'altro la guarda e basta, può essere sceglie una carta. Ma quindi invece di farlo come in questa versione, con due carte non firmate, che appaiono una alla volta. Sfruttiamo il gimmick, sfruttiamo, no? Cioè ne usiamo solo uno per poi fare una cosa più forte, cioè firmare la carta. Esatto. Quindi direi, siccome è un tema interessante, provate a ingegnarvi, magari scriveteci qua sotto nei commenti come poter utilizzare questo gimmick al meglio, che poi è famoso perché in Now You See Me è la prima scena. Vabbè. Lo usano lì. E fateci sapere come secondo voi può essere applicato in questo effetto la carta nel portafoglio. Ora però iniziamo a parlare del tema della carta firmata. È automatico, cioè metto l'angolo che devo arrotondare, schiaccio, l'ho fatto. Certo. Finito. Infiliamo la carta e la guida e lo lasciamo lì. Sono scomparse? Ah, guarda, strano. C'è un altro metodo che non usa l'impalmaggio, non usa un portafoglio truccato, non c'è bisogno di stare seduti. Lo possiamo fare in piedi, non abbiamo bisogno di lapping, di niente. La carta può essere firmata e entra nel portafoglio apparentemente nella tasca della giacca. Sì. Come funziona? Un italiano, è stato Vanni Bossi, che ha avuto forse l'idea più brillante di tutte per due motivi. E poi entriamo nel discorso impalmaggio. Per arrivare a caricare la carta, qual è il metodo migliore? Cioè l'apertura deve essere verso il pantalone? Allora, dipende dal metodo. Se usiamo appunto portafogli non truccati, per chi non lo sapesse, sia l'Imber che lo Z-Wallet permette di apparentemente aprire, ma qual è l'unica differenza tra lo Z-Wallet e l'Imber? Una bella idea dell'uso dell'Imber, lui fa un gioco con più carte e nel portafoglio ha due jolly, può essere di un altro colore il dorso, l'illusione è che sia proprio questa a uscire, no? Tu vedi il rosso che va, piccola cosa a chiusura, firmata o non firmata?